La Rus di Kiev era un popolo slavo medievale che abitava la regione che oggi comprende l'Ucraina, la Bielorussia e parte della Russia. Il termine Rus di Kiev si riferisce al periodo in cui la città di Kiev era la capitale e il centro politico della civiltà russa. Si ritiene che la Rus di Kiev sia nata dalla fusione di diversi gruppi etnici e tribù della regione dell'Europa orientale, principalmente durante l'VIII e l'inizio del IX secolo. La principale fonte storica sulla formazione della Rus di Kiev è la Cronaca Primaria, presumibilmente scritta nel XII secolo da Nestore, un monaco del monastero di Kiev. Si tratta della fonte più antica e importante della storia russa antica. Secondo la Cronaca Primaria, i tre fratelli Rurik fondarono la Rus di Kiev, Sineus e Truvor, originariamente capi dei guerrieri Varangiani, in pratica vichinghi provenienti dalla Scandinavia e trasferitisi in Europa orientale, dove occuparono nuove terre. Questa narrazione implica che i Varangi scandinavi ebbero un ruolo significativo nella fondazione della dinastia regnante a Kiev. Rurik è considerato il leader più importante e fu il fondatore della dinastia dei Rurikidi che governò la Rus di Kiev. Oltre all'influenza dei Varangi scandinavi, la Rus di Kiev fu formata anche dalle tribù slave orientali che abitavano la regione, come gli slavi polacchi e i drevliani. L'interazione tra gli scandinavi e le tribù slave formò la società russo-ucraina, nota come Rus di Kiev. La Rus di Kiev stabilì relazioni commerciali e politiche con l'impero bizantino e con altri popoli dell'Europa orientale. Il rapporto tra la Rus di Kiev e l'impero bizantino fu particolarmente importante durante il periodo medievale. Questo legame ebbe un impatto significativo sulla politica, la cultura, il commercio e la religione di entrambe le civiltà. Il rapporto con l'impero bizantino iniziò a svilupparsi all'inizio del X secolo. Attraverso il commercio, la Rus di Kiev aveva accesso ai prodotti dell'impero bizantino, come spezie, tessuti, gioielli e altri beni di valore. In cambio, la Rus di Kiev esportava pellicce, miele, cera o schiavi. Le crescenti relazioni commerciali tra i due imperi furono rafforzate da alleanze politiche e matrimoniali. I matrimoni tra i membri delle famiglie reali bizantine e della Rus di Kiev permettevano di siglare accordi e garantire la pace tra gli imperi. Prima dell'arrivo del cristianesimo ortodosso bizantino, i popoli slavi della regione avevano credenze e pratiche religiose proprie, note come paganesimo slavo, una religione politeista. In altre parole, i seguaci credevano in molteplici dei e dee che personificavano diverse forze naturali e aspetti della vita umana. Questi dei e queste dee venivano venerati con rituali, feste e sacrifici in luoghi sacri come montagne, fiumi o boschi. Il paganesimo slavo era profondamente radicato nelle tradizioni e nella vita quotidiana delle persone, influenzando l'agricoltura, i raccolti, i matrimoni o le nascite. Vladimir I di Kiev, noto anche come Vladimir il Grande, fu uno dei sovrani più importanti della Rus di Kiev. Guidò come Gran Principe di Kiev dal 980 al 1015 circa, essendo uno dei principi più influenti della dinastia dei Rurikidi. Durante la sua reggenza, Vladimir espanse il territorio della Rus di Kiev, conquistando nuove terre e principati vicini. La politica espansionistica fu portata avanti attraverso campagne militari di successo contro tribù vicine come i Pecheneg, i Bulgari del Volga e i Kazaki, consolidando il suo potere e la sua influenza nella regione. Vladimir era conosciuto come un sovrano pagano e politeista, obbediente al paganesimo slavo, la religione predominante nella Rus di Kiev all'epoca. Ma egli cercava una religione che unificasse il regno e rafforzasse le relazioni internazionali. Vladimir inviò degli emissari per studiare le principali religioni dell'epoca, tra cui l'Islam, l'ebraismo e il cristianesimo ortodosso bizantino. Alla fine gli emissari tornarono con relazioni positive sul cristianesimo ortodosso bizantino, descrivendo la magnificenza delle cerimonie religiose a Costantinopoli e la bellezza delle chiese e dei mosaici. Secondo la cronaca primaria, Vladimir decise di convertirsi al cristianesimo ortodosso bizantino
nel 988, dopo aver sposato la principessa bizantina Anna, sorella dell'imperatore bizantino Basilio II. La conversione di Vladimir I fu una pietra miliare nella cristianizzazione della Rus di Kiev. Dopo la conversione al cristianesimo, la Rus di Kiev accolse missionari e chierici dall'impero bizantino per aiutare a stabilire la Chiesa ortodossa nelle loro terre. Le relazioni ecclesiastiche e culturali si rafforzarono e l'impero bizantino ebbe un'influenza importante sull'architettura, l'arte e la liturgia della Chiesa ortodossa russa. Yaroslav I, noto anche come Yaroslav il Saggio, fu uno dei più importanti sovrani della Rus di Kiev. Nato intorno al 978, regnò come Gran Principe di Kiev dal 1019 al 1054. Yaroslav era figlio di Vladimir il Grande, il sovrano che introdusse il cristianesimo ortodosso nella Rus di Kiev. Durante il suo regno, Yaroslav fu un leader saggio e abile, che cercò di rafforzare ed espandere il dominio della Rus di Kiev. Yaroslav è noto per aver codificato le leggi della Rus di Kiev nel documento Ruskaya Pravda, un'importante pietra miliare nella storia giuridica della Russia. Questo codice di leggi si basava sui principi cristiani e sulle usanze slave, contribuendo a stabilire una struttura legale più organizzata nel principato. Yaroslav favorì la cultura e l'istruzione, fondando scuole e istituzioni educative e promuovendo la traduzione di testi religiosi e letterari dal greco e dal latino allo slavo. Yaroslav fu responsabile di diverse opere architettoniche significative a Kiev. Costruì e ristrutturò chiese e monasteri, tra cui la cattedrale di Santa Sofia, un simbolo della Rus di Kiev e oggi una delle principali attrazioni turistiche di Kiev. La storia della Rus di Kiev è stata segnata da lotte intestine tra i diversi rami della dinastia regnante e altri leader regionali. La rivalità tra i principi, noti come Kniaz, portò a frequenti conflitti armati e guerre civili, mentre i diversi principi cercavano di consolidare il proprio dominio su territori e risorse. La Rus di Kiev combatteva spesso con le tribù vicine, come i Pechenegg, i Polovziani e altri popoli nomadi che abitavano le steppe eurasiatiche. Questi conflitti erano spesso motivati da questioni territoriali, dal controllo delle rotte commerciali e dalla vendetta contro gli attacchi ai villaggi di Kiev. La resistenza della Rus di Kiev contro i mongoli fu uno dei capitoli più drammatici della storia russa medievale. Dopo la devastante incursione mongola del 1240, nota come invasione dell'Orda d'Oro, i mongoli sottomisero la Rus di Kiev. Il periodo successivo divenne noto come dominazione mongolo-tartara. I principati russi resistettero strenuamente all'invasione mongola, ma la superiore tecnologia militare e le tattiche di guerra dei mongoli furono schiaccianti. Le città furono saccheggiate, la popolazione massacrata e molte strutture governative e chiese distrutte. Nel 1240 la città di Kiev fu conquistata e rasa al suolo dai mongoli. Dopo l'invasione, i principati della Rus di Kiev furono costretti a obbedire all'autorità mongola e a pagare tributi all'Orda d'Oro. La maggior parte dei principi locali mantennero i loro governi e i loro domini, ma ora sotto la sovranità mongola. I principi russi divennero vassalli dei capi dell'Orda d'Oro e furono costretti a fornire soldati all'esercito mongolo in caso di necessità. Nel corso del tempo nacquero rivolte e tentativi di resistenza contro il dominio mongolo. Alcune città e principati cercarono di ammutinarsi e di rompere la sottomissione, ma la reazione mongola fu brutale e implacabile. Uno dei più famosi tentativi di resistenza fu condotta da Dmitrij Donskoj, principe di Mosca. Nel 1380 egli guidò un esercito russo contro l'Orda d'Oro nella famosa battaglia di Kulikovo. Sebbene sia stata una vittoria strategica per i russi, l'impegno non consentì la completa liberazione dal dominio mongolo, ma dimostrò che i mongoli non erano invincibili. La resistenza russa contro i mongoli fu un processo lungo e graduale. Tra la fine del XIV secolo e l'inizio del XV secolo, l'Orda d'Oro cominciò a indebolirsi e a frammentarsi al suo interno. Questo permise ad alcuni principati russi di liberarsi dal dominio mongolo e di tornare indipendenti. Nel 1480
Lordadoro tentò di rinnovare l'imposizione di tributi ai principati russi. Tuttavia, il gran principe Ivan III di Mosca, noto anche come Ivan il Grande, si rifiutò di pagare, segnalando la completa indipendenza di Mosca dal Lordadoro. La resistenza della Rus di Kiev contro i mongoli fu un periodo turbolento e impegnativo della sua storia, ma contribuì a spianare la strada alla nascita dello Stato russo unificato sotto la guida di Mosca. Queste guerre e questi conflitti interni ed esterni giocarono un ruolo fondamentale nel declino della Rus di Kiev e nella frammentazione politica regionale. Dopo l'invasione mongola, i territori dell'ex Rus di Kiev furono divisi in diversi principati indipendenti, ciascuno governato da principi locali. Questa fu la fine della Rus di Kiev come entità unificata. I principati indipendenti che emersero da questa frammentazione furono i precursori dei futuri stati di Russia, Bielorussia e Ucraina, ciascuno con un patrimonio culturale e un'identità unici. La nobile storia della Rus di Kiev e le tracce di questa gloriosa epoca continuano ad affascinare gli storici e i turisti che oggi esplorano i misteri e le meraviglie di questo brillante periodo della storia dell'Europa orientale. La Rus di Kiev è ricordata come una civiltà resistente e influente, le cui conquiste e sfide hanno tracciato la strada per il mondo moderno.